Lunedì 5 ottobre 2015, questo è Good Morning Milano, benvenuti a tutti e buongiorno a tutti. E ora vediamo i fatti principali della città. E parliamo del prossimo sciopero dei treni organizzato dal coordinamento automatico dei trasporti. Le date riportate sul sito del Ministero dei Trasporti sono quelle del 22 ottobre e 23 ottobre, dalle ore 21 del 22 fino al giorno dopo, fino al 23 ottobre. Il personale delle società Trenord del gruppo FSI incrocerà appunto le braccia per 24 ore per uno sciopero che avrà una portata nazionale. Più di 800 insegnanti milanesi che hanno lavorato per anni nelle scuole statali della città sono stati lasciati senza pensione. Infatti da due mesi, dopo aver terminato la propria carriera scolastica, aspettando infatti che l'INPS mandi loro gli assegni previdenziali, a nessuno dice ancora quando le situazioni si sbloccherà. Sembra del tutto inutile sperare in una risposta dall'INPS tramite mail o per via telefonica, che ha comunicato solo ad alcune segreterie scolastiche la possibilità che il tutto possa risolversi entro novembre o al massimo dicembre. Sono stati inaugurati nella giornata di ieri due importanti interventi artistici ideati dal pittore cubano Denis Ascanio, che daranno un nuovo volto al muro di via Ardigò nei pressi della stazione del passante Forlanini FS. Entrambe le opere sono state realizzate grazie ad MMSPA. Una delle due opere è dedicata a Enzo Iannacci e rientra nel percorso di celebrazione del cantautore milanese promossa dalla Commissione Cultura della Zona 4. Presenti all'inaugurazione l'assessore alla mobilità Pierfrancesco Marani, il direttore generale di MM Stefano Cetti e Paolo Iannacci, figlio di Enzo. La domenica al museo ha riscosso ancora una volta un grande successo. Sono stati più di 18.000 infatti gli ingressi per quello che è il terz'ultimo appuntamento prima di dicembre, quando è previsto il termine della sperimentazione nazionale. Quasi 7.000 gli ingressi nelle sale del Castello Sforzesco, che si conferma come uno dei luoghi più apprezzati da città dai turisti e dai milanesi. Il prossimo appuntamento con Domenica al Museo è previsto per il primo fine settimana di novembre. E per oggi è tutto, io vi ringrazio di averci seguito. L'appuntamento a domani, come sempre, con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buona giornata!